Ciao a tutti, benvenuti in questo tutorial in cui impariamo ad installare un server in locale in cui potremo andare ad installare Joomla piuttosto che WordPress, insomma, un CMS che ci permette di costruire e vedere il nostro sito internet anche senza avere un server acquistato, un server comunque online sul web. Allora, io sto usando un Macintosh, quindi vi farò vedere la versione di MAMP che comunque è adattabile anche a Windows o Linux. Prima cosa da fare, andiamo a scaricare MAMP, appunto. Su Google scriviamo MAMP, molto semplice, ed è la nostra prima opzione che ci si presenta. Ecco qui, questa è la schermata molto semplice di MAMP. Quello che dobbiamo fare è cliccare su Download Now. Questa è la versione Pro ed è una versione a pagamento, a noi interessa questa qua che va benissimo. Quindi clicchiamo Download Now, come vedete io la sto già scaricando perché sono 139 MB e ci mette nel mio caso una quarantina di minuti. Lascio scaricare e ci rivediamo poi tra poco. Bene, eccoci ritornati, finalmente ha finito di scaricare in una quarantina di minuti MAMP. Lo troviamo sul desktop, eccolo qua. Allora, come prima cosa, scompattiamolo. E voilà. Allora, abbiamo un file PHG, immagino che per Windows ci sia un file .exe, quindi non bisogna fare altro che lanciare l'installazione. Ovviamente serve sempre fare continua. English per forza perché poi c'è Dodge. Accetta, installa per tutti gli utenti del computer, mi dice quanto verrà occupato, gli diciamo installa. Installa software. Adesso sta installando in modo tale che noi poi possiamo andare con che sta già finito, il suono che ci avvisa che ha finito, bene. Adesso è installato. Tant'è che noi se apriamo, ecco qua, la finestra delle applicazioni, in Windows basterà andare su Start in programmi, abbiamo queste due cartelle, MAMP e MAMP Pro. Intanto MAMP Pro, aprendola, vediamo, non ci interessa, quindi lasciamolo stare pure così. A noi interessa MAMP. Cosa troviamo qua in MAMP? Abbiamo una serie di cartelle. Quello che a noi interessa è questo e questo in particolare. Allora, questa cartella come vedete è vuota. Qui dentro andranno inseriti tutti i nostri siti internet piuttosto che la cartella di Joomla e di WordPress e vediamo poi dove si vedono. Ecco, questo qua invece è molto importante. MAMP, lo lanciamo. Ecco che appare Manage your website locally. Ok, allora noi possiamo fare test. Avvia preferenze esci. Facciamo avvia server. Guardate le lucette colorate, diventano tutte e due verdi e ci si apre la schermata di MAMP, appunto, la schermata con cui possiamo gestire i nostri siti internet. Adesso ci metto un po' perché è la prima volta, come vedete, in attesa. Il primo avvio è sempre un po' più lento degli altri. Ok, ingrandiamo di nuovo. Allora, mentre lui avvia la prima pagina, aspettiamo un attimo, vabbè, proviamo a cliccare avvia, diamogli più volte il comando, facciamolo impazzire. Allora, questa qua è la schermata che tra un po' si aprirà. Oh, ecco qua. Questa schermata è molto importante perché cosa abbiamo qui? Benvenuti in MAMP. Come diceva Aldo Giovanni Giacomo, grazie. Abbiamo host, port, user e password. Questi sono importanti quando andremo a configurare Joomla, installare Joomla o WordPress. Sono quelli che fanno riferimento al nostro server locale. Allora, noi adesso vogliamo installare, ad esempio, Joomla. Quindi andiamo sul sito Joomla. Andiamo su Joomla. Download Joomla 3.0 2.5, scarichiamo la 2.5.
questa è la versione stabile, salviamo il file. Questo è nettamente più veloce, come vediamo, 20 secondi al termine, ma fa anche più veloce. In pratica adesso verrà scaricata una cartella zippata, noi la dovremmo scompattare e trasciniamo il contenuto della cartella scompattata all'interno di questa, ve la faccio rivedere, di htdoc. Ecco qui. A quel punto ce la ritroveremo, facciamo una cosa per volta, ce la ritroveremo in localhost. Finché termina il download, guardiamo qui. Questo qua è l'indirizzo, intanto ha finito, questo qua è l'indirizzo che ci dà localhost 2.888 mamp e poi ci dice che è lingua italiana. Ok, ha installato Joomla, quindi come vi dicevo, abbiamo aperto troppe finestre, ok. Joomla. Lo scompattiamo. Come vedete, questi sono tutti i file di installazione di Joomla. Rinominiamo la cartella sito-joomla. Poi prendo questa cartella e la metto dentro. Ok? Questa è la cartella, ripetiamo, htdocs. Ecco qua. Chiudo. Apro sempre questa pagina. Devo semplicemente fare questo. Lasciamo in localhost, eccetera, eccetera. 888. Invio. Sito Joomla, la cartella che abbiamo appena messo. Clicco. Ed ecco che appare, che spunta l'installazione di Joomla. Quindi, avanti, avanti, avanti. Se avete già fatto l'installazione sapete come si fa, se non l'avete fatto è molto semplice. Quindi, avanti, avanti, poi... Questa qua è la configurazione del server, il nostro server locale, tipo database, MySQL. Qua dobbiamo andare a mettere i dati che abbiamo trovato prima. Li ho chiusi, chiudiamo anche la finestra Joomla, li ho chiusi apposta, in modo tale che vi faccio vedere come si riprendono. Ecco qua, apri la home page e ce li ritroviamo nuovamente. Quindi nel caso dove chiudessimo senza farla apposta la finestra, non ci vuole niente a riprendere. Bene, a noi interessa user e password e root, non utente, root. Come nome host lasciamo localhost, perché è in localhost che, come vediamo, è qua sopra. Nome database, questo qua ce lo possiamo inventare, perché non è un problema essendo in locale. Noi mettiamo db sito prova. Avanti. Vediamo che carica. Perfetto. Questo qua, se nel caso volessimo utilizzare un FTP, ma essendo un sito locale in questo momento non ci interessa. Avanti. Qua nome sito. Sito prova. La mia mail, mettiamo prova@prova.it. Nome utente admin, come password mettiamo una password. Ok. Vogliamo installare i dati d'esempio? Io direi di sì, perché così abbiamo un'idea, un'impostazione di come verrà poi il sito, metterà degli esempi. Avanti. Ok. E questo è l'ultimo passaggio e poi è perfettamente installato. Ricordati di rimuovere completamente la cartella installation. Non potrai procedere oltre a questo punto se non avrai rimosso la cartella. Allora, noi dobbiamo andare scusate che non ricordo dove l'ho salvata. Allora, dobbiamo andare in applicazioni per chi ha il Macintosh. Per chi non avesse il Macintosh c'è sempre file, programmi, eccetera, eccetera. Allora, mamp, htdocs. Questo qua è il sito della cartella. Come vediamo, ha creato questo file configuration con tutti i dati del database che abbiamo appena messo. Dobbiamo cancellare administration. Vediamo qua. Scusate, installation volevo dire. Ok, eccolo qua. Prendiamo, cestini. Chiudo.
Ah, si poteva fare direttamente cliccando elimina la cartella installation, ma va bene lo stesso. E abbiamo il sito internet. Eccolo qua. Installato, come vedete, localhost sito Joomla nel nostro server locale. Nel caso volessimo amministrarlo, eccolo qua, amministrazione. Andiamo a mettere i dati che abbiamo scritto prima, nel mio caso admin e admin, una fantasia incredibile. E abbiamo qua tutte le funzioni di Joomla. Come vediamo, template, possiamo cambiare il template, possiamo un po' fare quello che vogliamo. Bene, in un'altra guida vi faccio vedere anche come installare WordPress. Per qualsiasi dubbio scrivetemi. Ciao a tutti, alla prossima!